Eccoci, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Ciao Gente, puntata di giovedì 16 febbraio. Allora, in apertura quest'oggi parliamo di ripresa. Finalmente parliamo di ripresa economica dopo aver dedicato tantissime trasmissioni alla crisi. La conferma arriva dall'analisi congiunturale della Camera di Commercio, che si fossilizza in particolare sul quarto trimestre del 2016, una ripresa che riguarda settori come l'industria, l'artigianato, il commercio. Continua a soffrire, però purtroppo ci vorrà ancora del tempo, l'occupazione. È tutto inserito in un quadro un pochino più confortante anche a livello nazionale. Nei giorni scorsi sono arrivati i dati dell'Istat sul PIL. Ne parliamo con Fabio Corgiat, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Dell'ufficio studi di Confindustria Bergamo, benvenuto e ben trovato, grazie. Grazie a voi. Saluto e ringrazio anche Orazio Amboni, responsabile ufficio studi del lavoro CGL Bergamo, ben trovato anche a lei. E ci collegheremo più tardi, doveva essere con noi, poi impegni di lavoro lo hanno trattenuto, ma ci collegheremo telefonicamente più tardi anche con Stefano Maroni, che è direttore di Confartigianato Bergamo. Allora, sono davvero, parto da Corgiat, Confindustria, sono davvero dati ottimistici, sono dati positivi o un po' troppo ottimistici? Ma sono dati positivi, soprattutto se... Intanto, diciamo, dati appena pubblicati, perché sono proprio freschi freschi. Certamente. Sono dati che in qualche modo confortano, anche se non sono eccezionali, perché se noi prendiamo il dato congiunturale, quindi dall'ultimo trimestre 2016 sul precedente trimestre del 2016, la crescita è dello 0,2%, mentre il tendenziale, quindi rispetto sempre l'ultimo trimestre rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, abbiamo un più 1,2% e un più 1,7% nell'annuale. Però sono interessanti perché questi dati sono stati conseguiti in un contesto internazionale in cui il commercio mondiale sostanzialmente è rimasto stabile, è cresciuto dello 0,6%. Quindi... Una vera boccata d'ossigeno, però, quella che si stava aspettando da parecchio tempo e che poi veniva sempre tutt'altro che confermata sul lungo periodo. Certo, però ripeto, questo risultato è interessante appunto perché è stato conseguito in un quadro di commercio globale stagnante e Bergamo è un'economia e un'industria molto centrata sul commercio internazionale. Pensi che il 30 miliardi di prodotto interno lordo bergamasco, abbiamo 14 miliardi di esportazioni, quindi le imprese sono fortemente legate al commercio internazionale, vivono di questo e questo... Prego. Ci fa ben sperare sul 17-18 perché molti studi analisti prevedono un rafforzamento del commercio globale sul 5-6%. Potrebbe essere una buona ripartenza questo, il preludio a una buona ripartenza. Adesso con Amboni parleremo, ci sarà tempo di parlare diffusamente di occupazione, però intanto vorrei avere anche la sua su questi dati comunicati nei giorni scorsi dalla Camera di Commercio di Bergamo. Li abbiamo accolti con molto piacere perché vedete che c'è un po' di ripresa. Adesso li vediamo. È una boccata d'ossigeno per i lavoratori e le loro famiglie. Ci auguriamo che sia davvero così, che questi dati siano confermati. Ma sono un po' ottimistici secondo lei oppure no? Ma no, non credo. I segnali li vediamo anche noi. Qua e là nelle aziende c'è maggiore richiesta di fare un po' di ore straordinarie. Insomma, ci sono... noi contiamo adesso se la cosa resta e si rafforza anche di aprire il ciclo della contrattazione di secondo livello aziendale che causa la crisi ha avuto un forte rallentamento. Io confermo anch'io che non è solo questo, ce ne sono altri segnali positivi a fronte di qualcuno negativo. Il calo drastico della mobilità, dei licenziamenti nelle aziende con più di 15 dipendenti. La cassa integrazione. E poi la cassa integrazione. Mentre però per la cassa integrazione l'effetto è dovuto anche a un giro di vite consistente sulle norme. Le norme applicative del Jobs Act hanno ridotto le causali per cui si può chiedere la cassa integrazione, ridotto la durata, quindi necessariamente le ore sono diminuite. Ma invece sulla mobilità i numeri finali del 2016 sono la metà, meno della metà di quelli del 2015. Ci arriviamo, ci ritorniamo, anche perché vorrei dare un pochino più di spazio a Corgia che ci deve lasciare a 17.45 in corrispondenza alla nostra prima pausa per
impegni ovviamente professionali, quindi con lei ci dilungheremo un pochino più tardi. Intanto vi facciamo vedere i dati di cui stiamo parlando, il succo assolutamente, i settori di maggiore rilievo, eccoli qua, la nostra slide che potete vedere sul vostro televisore e noi sul nostro monitor, si riferiscono al quarto trimestre 2016 e vediamo che l'industria ha beneficiato di un 1,1%, questo rispetto al mese precedente. L'export invece, ecco l'export che rimane fortemente positivo perché viaggia sui 4,5-5 punti percentuali, mi corregge. Su base annuale. Ecco, ha avuto un ripiegamento nell'ultimo trimestre dell'anno, sì. Però è in attesa in ripartenza per il quadro internazionale di cui dicevo prima. Ritorniamo per favore sulla grafica. Ecco qui, dicevamo, l'export ha fatto registrare una performance sotto le aspettative, stiamo parlando del quarto trimestre 2016 rispetto a quello precedente. Artigianato, numeri significativi che commenteremo più tardi con il direttore di Confartigianato Bergamo, più 2,2%. Bene anche il commercio, anche se parlando con gli stessi commercianti nei giorni scorsi qui a Caogente, insomma, questa percezione non è proprio così diffusa, però insomma i dati parlano chiaro. Fanno invece maluccio i servizi, questo dato è su base annua, quindi su tutto il 2016, meno 0,7% rispetto al 15%. E poi ci arriviamo, Amboni, più 0,6% l'occupazione, anche questo dato è su base annua, ma il dato riferito al trimestre quarto 2016 non era così esaltante. Nel dettaglio, lei parla per conto dell'industria, Corgiat, cosa va bene, cosa va meno bene? Ho letto che la chimica è straordinaria, sul 9%. Sì, la chimica ha avuto un balzo molto significativo, però bisogna anche considerare che i dati provinciali risentono di una significatività statistica, diciamo, non eccezionale. Però se andiamo a vedere il dato regionale, che è un po' più solido, vediamo che la diffusione della crescita positiva c'è in sostanzialmente tutti i settori, tranne nelle pelli e nelle calzature che hanno avuto e nelle altre industrie che hanno avuto una perdita del circa il 3%. Poi il tessile e l'alimentare hanno avuto una crescita piatta, mentre tutti gli altri settori, in particolare la metalmeccanica, su più 2%, quindi sono dati... E c'è anche il negativo però della plastica, della gomma plastica, questo, e del tessile. Questo a livello provinciale, io citavo il dato regionale perché è un po' statisticamente più solido, perché se andiamo a vedere i dati settoriali diventano un po' più fragili nella lettura. Questo è una situazione a macchia di leopardo sul territorio. Sì, è una situazione un po', diciamo, no, non chiarissima, però comunque la meccanica, che rappresenta comunque la metà circa del comparto industriale bergamasco, nel complesso una metà meccanica, ha avuto una performance molto interessante. Ecco, e questi balzi in avanti, chiedo a entrambi i nostri ospiti, sono dovuti da una parte alle riforme, almeno quella parte di riforme che il governo Renzi ha prodotto negli ultimi anni, è dovuto alla digitalizzazione, a una presa di coscienza e a degli investimenti fattivi sui propri punti produttivi di tanti imprenditori, o a quale altro fattore? Come mai si sta rimettendo in moto il settore? Ringraziando il cielo, eh? Allora, le motivazioni sono molteplici ovviamente. Intanto c'è stato un po' il traino dell'economia statunitense, che essendo ripartita in qualche modo ha generato poi una ripresa che però nel 2016, ripeto, a livello di commercio globale è stata abbastanza piatta. Sicuramente ci sono in atto alcuni investimenti, però sono molto contenuti e non c'è un segnale di forte ripresa degli investimenti, né pubblici né privati. Però ci sono sicuramente delle attenzioni all'introduzione di nuove tecnologie, anche questo magari non riguarda tutti, però in alcuni ambiti c'è sicuramente un'iniezione di nuova tecnologia che aiuta la produttività. Orazio Amboni, adesso sì, penso anch'io che il traino sia internazionale, che è un ciclo positivo internazionale cui l'Italia prova da un po' in ritardo rispetto agli altri, ma che fa sentire i suoi effetti, in particolare a Bergamo e in particolare sulle aziende che esportano, che a Bergamo sono quelle che hanno subito di meno la crisi, aziende di dimensioni medio-grandi,
e sono una spina dorsale della nostra, si parlava prima della chimica per esempio e della meccanica di qualità, dei settori più alti, sono quelli che ci hanno assicurato un certo standard occupazionale anche negli anni più bui. E adesso, adesso dobbiamo andare avanti, chiaramente, perché si parte da qui, da questa situazione che è tutto sommato positiva, però non bisogna tornare indietro, non bisogna fare come i gamberi. Allora, adesso qui voi imprenditori, alla categoria che lei rappresenta, sta certamente molto a cuore, non solo a voi industriali, il cuneo fiscale, il pacchetto fiscale che grava sempre sugli imprenditori. Voi che mosse vi Certamente, aspettate? Questo è un aspetto sicuramente rilevante, ma ce ne sono anche altri e bisognerà capire anche col debito pubblico che abbiamo, con i vincoli che abbiamo dall'Unione Europea, se queste politiche di incentivazione potranno essere messe in campo in tempi recenti, o se invece non ci ritroveremo con delle misure invece purtroppo depressive, perché i nostri conti pubblici continuano a destare un po' di preoccupazione e quindi non consentono di fare politiche più che tanto espansive né sul lato pubblico, come dicevo prima, perché gli investimenti pubblici in conto capitale sono assolutamente crollati col dopo crisi, mentre la spesa corrente è rimasta tendenzialmente stabile, e né consentono di avere molti spazi di manovra per fare politiche espansive, come invece dall'altra parte dell'oceano qualcuno sta immaginando lei, di il fare. Il governo, secondo lei, dovrebbe ripartire secondo quali, attraverso quali azioni? Allora, qualcosa è stato fatto sia dal punto di vista dell'incentivazione del lavoro, sia con i superammortamenti e altre misure che favoriscono in qualche modo gli investimenti, quindi qualcosa è stato fatto e bisogna proseguire su queste strade. Però appunto c'è ancora molto da fare, forse c'è anche da trovare un modo per mettere in condizione le imprese per essere più performanti. Anche il sistema paese dà qualche problema al mondo delle imprese, perché ci vorrebbero, sono sempre le solite cose, tempi più certi, più snellezza burocratica, sono riforme strutturali che purtroppo sono state magari avviate, però non hanno ancora dato i loro effetti. E prima di mandare in onda il nostro primo servizio, le chiedo, perché poi lei ci deve lasciare, visto che ha parlato di Trump, lei come lo vede questo protezionismo? Perché si parla di quello, poi ci sono altri analisti che dicono che in realtà non è un protezionismo, in realtà è un rilanciare l'economia in maniera diversa, adesso però più addentro non vado. Lei come, insomma, è chiaro che gli equilibri economici cambieranno in tutto il mondo, anche perché c'è la scommessa Cina, che vuole agguantare a ragione l'America, noi come Europa rischiamo di rimanere un pochino fuori, soprattutto se i nostri rapporti con la Russia rimarranno un po' difficili. È un timore per l'impresa italiana, diciamo così? È senz'altro un timore, tra l'altro, però prima di tutto bisogna capire come le misure annunciate verranno poi realizzate nel concreto, perché ci sono anche alcune contraddizioni nelle dichiarazioni che vengono fatte dal Presidente americano, perché da una parte lui vuole, diciamo così, mettere un blocco alle importazioni e mettere un blocco all'immigrazione di popolazione, poi vuole fare delle misure che incentivino l'economia mettendo più soldi in tasca ai suoi cittadini, però essendo in una situazione di occupazione già molto, diciamo non completa ma quasi completa, questo va un po' in contraddizione, quindi o dovrà importare dei beni o dovrà importare dei lavoratori che producano i beni che poi devono essere acquistati. Quindi questo è già un... Oppure favorirà un progetto Nascite Lampo per dare... quindi al netto di queste incertezze, sì. Diciamo che lui potrebbe anche fare una politica di chiusura, allora gli Stati Uniti potrebbero anche stare in piedi con un mercato interno, l'Europa e l'Italia faticherebbe molto, quindi c'è questo rischio di chiusura dei mercati, e per l'economia europea e per l'industria italiana e bergamasca sarebbe assolutamente un grosso problema, perché la nostra forza, la forza dell'industria bergamasca viene dal commercio mondiale, come ho già detto. Quindi l'export. Allora vediamo invece queste rassicurazioni che sono arrivate dall'Istat nei giorni scorsi, che parlano del nostro PIL riveduto al rialzo rispetto alle previsioni del governo Renzi. Sentiamo. Nel 2016, ma il dato complessivo della crescita del prodotto interno lordo in Italia è superiore a quanto previsto dal governo nel documento programmatico di bilancio dell'ottobre scorso. Lo rende noto l'Istat, che ha diffuso i dati sulla crescita economica nello scorso anno. Il prodotto interno lordo è aumentato dell'1%,
in termini grezzi dello 0,9, ma aumenta di un altro 0,1% per gli effetti del calendario, che segna due giornate lavorative in più rispetto al 2015. Il governo aveva previsto lo 0,8% grezzo, mentre il risultato conseguito è in linea con le previsioni dell'Unione Europea. Tuttavia, il quarto trimestre del 2016 segna un rallentamento e si ferma a più 0,2% rispetto al trimestre precedente, che aveva toccato lo 0,3%. Per il 2017 la crescita acquisita, cioè la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione nulla nel resto dell'anno, è dello 0,3%. Amboni, come li giudica questi dati? Insomma, inizia a rimuoversi qualcosa, ma moderato ottimismo. Siamo ancora in questo caso moderato ottimismo. Prima di andare in pausa, la congedo con questa domanda invece sul locale. Voi imprenditore, agli industriali in particolare sta molto a cuore la questione riguardante lo scalo merci. Adesso c'è una luce che si è accesa sull'area di Calusco, il sindaco è disponibile alla sua realizzazione. Fatto è che la situazione, se rimane come è, insomma, non possiamo andare oltre il 2017, perché poi si chiude almeno sull'area bergamasca. La questione vi sta a cuore. Assolutamente, perché ci sono alcune imprese bergamasche che dipendono fortemente dallo scalo merci, perché loro non possono fare a meno di trasportare le merci con quel vettore di trasporto, e quindi noi già da un po' di tempo ci stiamo impegnati per cercare di risolvere questo problema. Adesso pare che ci sia uno spiraglio appunto per quanto riguarda Calusco, però è una soluzione che diciamo non è ottimale, sia perché è su una linea, un binario solo, e quindi ha una capacità comunque limitata, e poi comunque bisognerà coinvolgere la proprietà dell'area e l'operatore per capire se questa soluzione è praticabile. Quindi ci sono delle possibilità, c'è stata un'apertura da parte di RFI, che sostanzialmente è il soggetto che dice dove possono essere realizzati. Però voi non siete entusiasti di questa possibilità? Perché è una soluzione, se mi consente, di ripiego e non di sviluppo, perché non consente di incrementare il traffico merci. Il non plus ultra, secondo voi, dovrebbe essere rimanere su Bergamo? Il non plus ultra, no, l'ipotesi... Era la proposito con, di Verdello. L'ipotesi di Verdello poteva essere sostanzialmente funzionale, con un consumo di suolo abbastanza limitato, con un impatto anche veicolare non poi così consistente, anche perché non toccava nessun abitato. Oppure si poteva anche stare una soluzione su Treviglio, quindi in un ambito più di sviluppo, magari anche nell'ambito legato all'interporto, però lì è molto più complessa la soluzione. Quindi, diciamo, detto questo, è chiaro che piuttosto che avere lo scalo chiuso a Bergamo, la soluzione di Calusco, visto che comunque salvaguarda le imprese esistenti, ci va. Può funzionare. Insomma, da parte di Confindustria un sì con riserva all'ipotesi Calusco? No, non c'è nessuna riserva, nel senso che non la consideriamo un'ipotesi ottimale, però se all'operatore va bene e se la proprietà dell'area è disponibile, per noi, purché si risolve il problema. Okay. Il nostro... va bene, so, vabbè, insomma, vediamo. Veda lei. Io ringrazio Fabio Corger per essere stato con noi, ci deve lasciare.